Tutti e benvenuti in un nuovo video. Ma se è la prima volta che ti capita di vedere uno dei nostri video, mi presento. Io sono Maggie e sei sul canale Fra me e te. Ok ragazze, partiamo subito con il video ovviamente Get Ready With Me, che voi vi domanderete: ma che ti prepari a fare se devi stare a casa? No. In verità, siccome dovrei registrare l'intro di un nuovo video che andrà online fra qualche giorno e dovevo appunto sistemarmi un po' per rendermi un po' più presentabile a voi, ho deciso di girare anche un Get Ready With Me, visto che io non l'ho ancora mai fatto. Quindi, prima di iniziare, mi vado a preparare e sì, ho gli occhi rossi perché ho appena finito di fare la doccia. Sono ancora arrossiti. Vado a mettere la mia bella fascia per il make-up e iniziamo a prepararci insieme. Io ovviamente non sono una make-up artist. Di truccare mi trucco poco e niente, però questa volta vorrei utilizzare qualche prodottino in più e non soltanto il mio classico mascara e matita per sopracciglia, che quelle le faccio sempre, anche se non ne ho tanto bisogno, però mi piace tenerle e vederle sempre ordinate. Iniziamo subito e partiamo dal fondotinta. Da premettere che io già prima ho applicato un po' di maschera idratante sulla pelle, anche se comunque, se devo essere sincera, non lo faccio sempre, ma visto che ero appena uscita dalla doccia e stavo provando una nuova maschera che ho acquistato qualche tempo fa, una nuova crema che ho acquistato qualche tempo fa per il corpo, allora poi ritrovandomi la crema per il viso, ho detto beh, meglio se la mettiamo un po'. Comunque, andiamo avanti. Il fondotinta che io utilizzo e che già penso conoscete perché ve ne ho parlato in tantissimi video è questo qua, della Wet n Wild Photo Focus. È un fondotinta in liquido con la sua spatolina. Infatti io prendermela un po' qua e sul naso. Anche i baffi. E vado di spugnetta nuova, vediamo. Con la spugnetta io non l'ho mai applicato questo tipo di fondotinta. In verità ho sempre usato un pennello della Wacom. Con la spugnetta non mi piace. Passo al pennello. Il pennello che vado ad utilizzare è della Wacom l'F111 e continuo a truccarmi. Lo stendo anche un po' sul collo. E lo vado a uniformare. Allora, siccome io ho terminato il mio correttore, diciamo quello dalla tonalità giusta, cosa sto facendo? Applico prima il fondotinta e dopo applico su il correttore perché è leggermente più scuro. È un correttore che io utilizzavo d'estate. Comunque non sono per niente abbronzata, ma quest'anno chi lo sarà abbronzato? Ok, fondotinta applicato. Vado a prendere il mio correttore di Kiko Skin Tone Concealer. Questo. Lo vado a mettere poco 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 qui
Poi a me piace applicarlo sulla palpebra mobile. Io spero che voi vediate qualcosa, anche perché sto registrando sempre sì col cellulare. Io vado a metterlo anche qua un po', anche qua, per dare dei punti luce. Sto registrando sì col cellulare, ma ho in più messo delle luci LED che credo mi aiutano sì, ma non in toto, in parte. Vediamo se con la spugnetta riesco a stenderlo meglio. No, ritorno con le dita, vado a stendere bene tutto il mio correttore. Allora, vi stavo dicendo che ovviamente la parte dove io sto registrando questo video è il mio salone. Quanto prima cerco di farvi un home tour per farvi vedere quanto piccola sia casa mia e quindi quanto difficile sia per me ricrearmi uno studio o ricrearmi un punto dove fare sempre i video, perché magari per non essere disturbata dal bimbo o da mio marito, o non disturbare io loro, devo utilizzare una delle stanze dove noi praticamente passiamo la maggior parte del tempo, quindi ho la cucina o il salone, però oppure fare come sto facendo questa mattina, che mi sono svegliata prestissimo, ho trovato un angolino di casa pensando che sia buono e ho iniziato a registrare. Ovviamente credo che voi vedrete sempre lo sfondo dietro di me cambiare, perché ancora non ho trovato qualcosa che mi soddisfi. Comunque, ritornando a quello che stavo dicendo delle luci, devo dire che in che cosa mi aiutano? Non lo so, forse a far vedere più borse. Continuiamo. Allora, dopo aver steso il mio fondotinta e messo un po' di correttore, io non so se si riesce a vedere bene, però diciamo che le occhiaie le ha levate e questi sono il segno naturale delle mie borse, delle mie occhiaie un po'. Vabbè, pazienza. Vado a prendere da una palette di pupa un po' di cipria, in maniera da fissare tutto quello che ho appena applicato. Allora, ragazzi, io cerco di fare il prima possibile perché ho il bimbo che ancora dorme, quindi ho ancora un po' di tempo per finire di registrare questo video insieme a voi e preparare l'intro dell'altro video che, come vi ho detto prima, andrà in onda su questi schermi. Andrà in onda di nuovo. Andrà online, penso, prima di quest'altro video che sto facendo. Video che, devo dire, mi ha stancato tantissimo, perché l'ho registrato in bagno con mio figlio che entrava ed usciva, con le luci che si accendevano e si spegnevano, con il cellulare che non mi aiutava tanto, quindi devo dire che è stato un video molto ma molto sofferto, direi anche in doppio senso sofferto, perché sia per andare a fare in sé il video e sia per quello che io vado a fare nel video, cosa che io ho fatto per la prima volta da sola, e non vi dico nient'altro. Andiamo avanti. Allora, ho messo la cipria per compattare
uniformare il tutto. Adesso con questa palette sempre di Wet n Wild Nude Awakening vado a scegliere un, allora parto con un colore chiaro, ovviamente lo prendo con le dita, vado a metterlo su tutta la palpebra qua. Spero che si veda qualcosa, perché credo che queste luci che io sto utilizzando neutralizzano i colori. Mi sa di sì. Allora, cercherò di farlo un po' più forte. Vado a mettere sempre un po' di colore chiaro sotto anche l'arcata sopraccigliare. Sempre col ditino, mentre con il pennello vado ad applicare un altro colore e scegliamo questo colore qua. Vado a scegliere questo colore un po' più scuro. Mi prendo un po', io vi chiedo scusa se sentite voci di sottofondo, sono i vicini di casa che da balcone a balcone si parlano, fanno le loro belle chiacchierate alle 9:30 del mattino. Ok ragazze, tutti e due gli occhi sono fatti, vedete? Come li vedete? Spero si vedano bene, perché io da qui i colori li vedo benissimo, ma da lì non sembra. Ok, passo anche un po' giù nella parte inferiore, sfuma il colore per dare una continuità. Ok, e continuiamo con, io in questo momento vorrei andare a mettere una linea di eyeliner. A me piace tantissimo l'eyeliner, però non lo so applicare, un secondino. Allora, molti dicono di non tirare l'occhio, ma io purtroppo ho questa abitudine, quindi tendo sempre a tirare l'occhio e a fare grandi casini e poi cercare di sistemare il tutto. Ora vi faccio vedere quello che poi il risultato finale, insomma. Ok ragazze, questo è il risultato finale, lo vedete? Ovviamente se vedete qualche sopracciglia e non l'ho tirata è perché sto aspettando un prodottino da Amazon e vorrei testarlo insieme a voi, quindi sto facendo crescere le sopracciglia. Per continuare con gli occhi, prima di passare a finire le sopracciglia, andiamo a prendere il piegaciglia, questo strumento di tortura che a me piace tanto invece. Ok, una di qua, una di là, perfetto, e andiamo a mettere il nostro mascara. Mascara acquistato da pochissimo e lo sto provando, di Astra Insta Curls, che è questo qua, pagato meno di 3 euro. Nel frattempo i miei capelli sono finiti di asciugare, ma poi li andrò a piastrare o a fare qualche boccolo, non lo so,
lo vedrete poi nel video che uscirà fra qualche giorno. No! No, danno, fatto un danno. State? Allora, se vi dovesse succedere quello che è appena successo a me, io in genere cosa faccio? Vado a pulire un po' la zona e ad applicare un po' di correttore. Applicando il correttore e poi picchiettando sulla zona dove avete fatto magari il danno, ecco qua che è sparito tutto. Ok, continuiamo nell'applicazione del nostro mascara. Vediamo se qua, guardando, no, non riesco, ragazze. Guardo un attimo in giù perché ho lo specchio. Mi piace tantissimo il mascara, proprio tanto, e quindi vado ad applicarne abbondante mascara. No, vabbè, oggi è giornata. Guardate che ho fatto un'altra macchietta. Più una fretta e più gli succedono le cose. Infatti, come diciamo noi, a gatta pressarula ha fatti i gatti cicati. Ossia, la gatta frettolosa ha fatto i gatti ciecati. Quindi cosa significa? Che chi va sano va piano e va lontano. Ok ragazze, il trucco sta per terminare, anche perché avevo detto che facevo un trucco con poche cose, ma invece ho abbondato con tutto. Allora, questo mascara mette un sacco di prodotto sulle ciglia, però ho difficoltà a separarle. Di fare le sopracciglia, io vado semplicemente a pettinarle all'insù in questo modo e vado a disegnare solo la parte iniziale, perché è quella che io ho un po' rovinato facendomi le sopracciglia da sola e quindi creando dei buchini. Quindi vado a intensificare la sopracciglia solo dall'inizio e a sfumare poi su tutto il resto, anche perché diciamo che il disegno di qua non l'ho rovinato tantissimo. La matita che sto utilizzando è Eye Brown Liner di Bella Oggi ed è un grigio scuro. Vado dall'altra parte, faccio la stessa cosa, vado a colorare solo la parte iniziale, perché vedete i buchini che mi sono fatta. Bene, e andiamo a colorare. Vado a sfumare poi su tutta la sopracciglia, giusto per uniformare il tutto, fin giù alla codina. Vado a ripettinare il tutto, non metto né fissatori né niente, lo lascio praticamente così. Ok, infine vado a mettere un po' di terra io metto qua, anche da questa parte, e poi la passo dappertutto. Mettere un po' di illuminante giusto per non farci mancare nulla. Vado a metterla un po' sulla parte dello zigomo in alto, anche da questa parte. Un po' sul nasino. E come fa
la nostra carissima amica Belen, che ci dice di illuminare l'ojos, gli occhi. Vado a mettere un po' di illuminante all'interno degli occhi, dell'inizio degli occhi. Perfetto. Abbiamo finito? Ah no, le labbra. Allora andiamo ad utilizzare, io ho comprato tempo fa questo lip gloss che si chiama Lip Up, che è un gloss volumizzante con acido ialuronico, comprato da The Shop della marca Bella Oggi. Devo dire che all'inizio pizzicava parecchio, invece adesso sarà che forse mi sono abituata, non mi dà più fastidio, e quindi andiamo a metterla sulle labbra. Ok, allora direi che avendo lavorato abbastanza sugli occhi, o lascio solo questo lip gloss, quindi naturale, senza colore, quindi un nude, o metterò un colore, ma questo lo scoprirete se andrete a vedere l'altro video. Su quale altro video? Un video che uscirà dopo questo, fra qualche giorno. Mi dimenticavo di blush! Un po' di blush, ci vuole un po' di blush. Mettiamo un po' di blush. Io utilizzo questo blush vecchissimo della Kiko, Rock Attraction. Ce l'ho da non so quanti anni, ma lo sto centellinando perché mi piace. Ma questi sono quelle serie che fa Kiko, di serie limitata, quindi poi dopo un po' non si trovano più. Ok, io metto anche qua così. Perfetto. Allora ragazze, il mio Get Ready With Me, quindi preparati con me, è appena terminato. Non mi resta che andare a finire di pettinare i capelli, sceglierli se farli lisci o mossi. Io spero di avervi tenuto un po' di compagnia. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale se quello che vedete vi piace. Vi ricordo che siamo due mamme all'interno di questo canale, siamo io e Francesca. Spero di ricevere dei buoni feedback da parte vostra se questo video vi è piaciuto, magari lasciando qualche like. Commentate anche se qualcosa che avete visto non vi è piaciuto, quindi per noi è anche un momento di crescita, se ovviamente le critiche che ci fate sono critiche costruttive e non offensive. Non mi resta che salutarvi, mandarvi un grosso bacio e ci vediamo a un prossimo video. Ciao!